era previsto, noi andiamo a prendere il canto notturno di un pastore errante dell'Asia di Leopardi, ce l'avete a pagina 91 del vostro libro, e ovviamente continuiamo il nostro approfondimento sulla parte dei grandi dilli. Dopo aver iniziato l'anno in realtà in presenza, ci aspettavamo di non dover ritornare a fare la didattica a casa. Dal punto di vista personale, come la vivi? Certo, sicuramente sento la mancanza dei miei compagni, anche diciamo la riorganizzazione della giornata, dei tempi che uno impiegava per andare a scuola, per tornare, le battute o l'ansia per un compito, quelle sensazioni che a casa non puoi trasmettere attraverso un telefono, attraverso il computer. Questa esperienza demoralizza molto noi e anche diciamo, a livello psicofisico, perché ovviamente stare per tanto tempo davanti allo schermo è molto, diciamo, danneggia molto anche il nostro benessere. Fare le cose in presenza, a scuola è tutta un'altra cosa, ricreazione, scendere, andare a visitare altre classi, fare le attività, era tutto un altro discorso, quindi, e soprattutto anche le cifre che abbiamo saltato qua ormai fra quarta e quinta, tutte le altre attività didattiche, bisogna vedere spettacoli, e laboratori, così è stato tutto rovinato, quindi sicuramente sono stati 2 anni mozzati quasi. E il primo atteggiamento che hanno intrapreso i cinesi, la comunità cinese, è quello di non far mandare i propri figli a scuola. Io essendo una generazione diciamo nuova, ciò da una parte i miei genitori che non vorrebbero che io andassi a scuola a costo di perdere anche un anno scolastico, quindi di essere bocciato. Tu però invece hai scelto di andare a scuola e di frequentare, sì, scelto, finché c'era la didattica di in presenza. Di andare a scuola, anche diciamo di rassicurare i miei genitori del fatto che io cerco di fare attenzione il più possibile. Che cosa le manca a lei come professoressa, come insegnante, e cosa vede in questi ragazzi? Allora, i ragazzi stanno rispondendo bene. Lo sforzo invece è di riuscire anche qualche attraverso queste piccole immagini che abbiamo sullo schermo di intravedere la scintilla, e quest'anno gli argomenti affrontati sono di particolare rilevanza e profondità. Quella scintilla va ancora cercata e quindi bisogna fare il possibile perché questo accada.